Dopo che si era terminato l'incontro 1-1, gara di coppa tra Casa Giove e San Marco Trotti, mister, in campo non si è vista la differenza di categoria. Beh, diciamo che siamo anche agli inizi un pochino per tutti, anche per loro, quindi mancavano di qualche elemento. Noi volevamo fare qualche prova di qualche ragazzo che è arrivato ultimamente, diciamo che è andata molto bene, forse anche oltre le aspettative. Almeno nel primo tempo abbiamo fatto belle manovre, buon gioco. Io credo che il risultato di 1-1 possa andare bene entrambi per quello che si è visto in campo. Però l'occasione del calcio di rigore alla fine del primo tempo c'era o non c'era? Possiamo toglierci questo dubbio? No, il calciatore mi ha detto che c'era, però comunque sono fasi di gioco che ci possono stare. Amen. Veniamo, mister, al campionato del Casa Giove. Sarà una squadra in grado di poter far bene, ben attrezzata, in nome di categoria superiore, in grado di poter far bene, puntare almeno ai primi tre posti. E il nostro obiettivo è quello di far bene, non partiamo per vincere il campionato. Vogliamo dire la nostra, l'ossatura della squadra è rimasta per un buon numero di quelli dell'anno scorso, abbiamo aggiunto qualche pedina che pensiamo possa tornarci comodo, come Feola, come Alfredo Mengione da dietro. Quindi diciamo che per adesso va bene, il lavoro va bene, la squadra ha risposto bene almeno in questa prima uscita stagionale. Adesso mercoledì abbiamo il secondo round della Coppa Italia, servirà come tra l'altro per vedere ancora qualche altro ragazzo di cui abbiamo bisogno. Mister, chi viene qui per la prima volta si meraviglia di questo campo, ma c'è da capacitarsi. I giocatori di casa me lo conoscono a memoria. Quando Casa Giove potrà avere un campo, uno stadio all'altezza della situazione? Non sono parole di retorica, però giocare su questo campo duro, polveroso, penalizza entrambe le squadre. Ha detto bene, penalizza entrambe le squadre. Noi abbiamo una squadra molto tecnica, credo che tu un pochino di calciatori ne conosci, sai che tecnicamente sono validi. Anche per noi è un grosso handicap giocare qua. È ovvio che abbiamo il vantaggio di conoscerlo perché ci alleniamo tutte le settimane, ma anche noi preferiremmo giocare su un campo sintetico, magari dove la palla viaggia meglio, dove il controllo della palla è ottimale. Purtroppo per adesso questa sarà la nostra casa e questa sarà la nostra casa per tutto l'anno. Dobbiamo conviverci come abbiamo fatto l'anno scorso. Faremo di tutto per conviverci alla meglio. Bocca al lupo a Casa Giove, a San Marco Trotti, che possono raggiungere i rispettivi obiettivi. Grazie, io mister. Volevo fare un saluto al collega di San Marco Trotti, Nicola Piscitelli, alla squadra, e fargli un bocca al lupo per il proseguo del campionato.